Una cosa molto importante, oltre ai commenti, sono i messaggi personali. Ah, naturalmente Facebook tiene traccia non solo del numero di commenti, ma anche di quando questi commenti sono risposti dalla pagina. Cioè, vedono se tu stai là a mettere i dischi oppure stai al bar a flirtare con la barista. Stessa cosa per i messaggi privati. Tu puoi dare alle persone possibilità di contattarti privatamente sulla pagina. Ho sentito un come? Ah, ok, perfetto. Nelle impostazioni della diciamo è parte di default che lo puoi fare. Se vai nelle impostazioni della pagina, puoi disattivare la possibilità di mandarti messaggi. Se no, quando crei la pagina, lo Ecco. puoi fare. Ecco, qua c'hai i messaggi personali. Mostra tutti. Anzi, entra in questo qua, Dottor Friend con la foto di Padre Pio. Vediamolo. E questo è tutto, buongiorno a tutti, non ha capito esattamente che era un messaggio privato. Lì le persone ti scrivono senza che altri possano vedere quello che ti scrivono. Quindi molti non si vogliono esporre. Buongiorno a tutti, anch'io possiedo il TM31, un oggetto fantastico. Poi detto vicino a Padre Pio è eccezionale. Come posso entrare nel vostro Facebook ed essere aggiornata sulle ricette? Grazie. Che utente è secondo voi questo? Ragazzi, sicuramente mi ha sentito un viaggio. È una ragazza? No, Con Padre Pio? Signora, le prime armi. È una signora, questa potrebbe essere mia madre. Cioè mia madre fa così, mia madre mi chiama, Giulio non funziona più il computer, mamma ma tu non hai il computer, hai l'iPad. E vabbè, uguale, non funziona più. Ma hai premuto il tasto centrale? Ah no, ecco, sì, ora si è riacceso. E quindi, questo tipo di utenti qua, ma anche altri che ti fanno altre domande, ti raccontano le persone. I cavoli loro in una maniera impressionante. Noi attraverso questo strumento abbiamo trovato dei moderatori della community.